Emozioni a colori.it presenta Nostalgia di con Chiara Tenca. Buongiorno amici di Radio Nostalgia, buona Pasquetta da Andrea Secci e da Chiara Tenca, buongiorno a tutti. Buongiorno, ben ritrovati. Noi oggi siamo gli unici folli che vanno in onda in diretta qui su Radio Nostalgia, perché degli altri, a parte il nostro tecnico Luca, non è venuto nessuno. È Pasquetta, quindi qua si fa ponte. Ma noi di Radio Nostalgia, di Emozioni a Colori.it, siamo pronti a lavorare anche in questo giorno rosso, almeno sul calendario, perché di rosso oramai in Italia c'è rimasto ben poco, per parlare di Nostalgia di e del post che ogni lunedì viene pubblicato ed è già online in questo momento su Emozioni a Colori.it, la nostra Chiara. Chiara, intanto benvenuta su Radio Nostalgia, visto che è la tua prima volta. Certo, grazie. Poi in questa giornata speciale è un onore, grazie a tutti. Allora, Chiara si occupa ogni lunedì su Emozioni a Colori.it di questa rubrica, Nostalgia di, e rispolvera argomenti curiosi e non solo. Dico argomenti perché si parla di film, di cinema, di giornali, di riviste, di musica, di annate, di decenni, insomma, di qualsiasi cosa che nostalgico è, come questa radio e come la sua rubrica, che vi ricordo potete trovare su www.emozioniacolori.it. Chiara, di cosa ci parli oggi? Oggi vi parlo di un giornale culto per le ragazze degli anni 80 e 90, il settimanale, cioè è un settimanale che accompagnava tutte le nostre giornate, che si leggeva da sole con le amiche e grazie al quale abbiamo iniziato a conoscere i cantanti, gli attori, quelli che facevano tendenza negli anni 80 e 90, ma anche sperimentare i primi look e soprattutto fare anche i test sulla personalità, conoscere quello che insomma tutto il mondo dell'adolescenza e il bello di diventare grandi. Certo, chi è che non è nato negli anni 80 e in cameretta non aveva almeno un poster di Cioè, perché sì che era una rivista femminile, ma le amiche regalavano, che ne so, a noi giovani fanciulli il poster, che ne so, della Cindy Crawford, della situazione di Madonna, che magari ci aveva il capezzolo leggermente di fuori. Insomma, Cioè era un must sia per voi ragazze che per noi ragazzi. Dico era, perché oramai di ragazzi qua, almeno in questa stanza, ce ne sono ben pochi. Esatto, andava realmente a ruba, Andrea, hai ricordato veramente bene, perché comunque tutte le settimane c'era la grande attesa per capire chi c'era nella copertina, chi c'era nel poster al centro del giornale. Insomma, le nostre camerette si tappezzavano di settimana in settimana, sempre di più, per la gioia dei nostri genitori, ma anche i diari. Io certo, non so se tu ce l'avevi, ma il mio era veramente alto, insomma, grazie anche e soprattutto alle figurine che ritagliavamo e alle foto che ritagliavamo su Cioè. Certo, la smemoranda che esiste anche, che esiste ancora, esiste ancora, ma non è più di moda come una volta, ahimè, purtroppo. No. Adesso vanno di moda iPad, iPhone, iMac e il diario, secondo me, poi non lo so, se siete all'ascolto, siete giovani di oggi, volete dire che voi avete la smemoranda e la tenete e la custodite come facevamo noi, scrivetecelo al 338-7360114, ma ne dubito, perché oramai li vedo tutti con questi smartphone anche nelle foto in classe, quindi insomma deve essere cambiato tutto. E diventavano delle vere opere d'arte, Andrea, ricordiamo. Certo. Perché erano veramente uno dei nostri passatempi preferiti. Poi, oltre ai poster e alle copertine adesive che ricordavi, c'era anche il gadget desideratissimo, e ho visto, controllando sul sito, con mia grande sorpresa, che Cioè oggi esiste ancora. Certo. Quindi siamo passati da questi braccialettini in stile Madonna, che erano richiestissimi e desideratissimi, a oggi a dei gadget molto più evoluti. C'è l'orologino in gomma, c'è la trousse, insomma questo dice tanto anche sul gusto differente delle adolescenti di oggi rispetto a quelle degli anni 80 e 90. Certo, c'è anche da dire una cosa però, Chiara, e qua spezzo una lancia a favore dell'editorialista di Cioè, che non è più Cairo ma è Panini. Stavo controllando mentre parlavo con te chi certo. È l'editore di Cioè, che a differenza di una volta che per fare un gadget ci volevano 7-8 euro, quindi era rimessa all'editore, oggi esiste il mercato cinese, quindi per fare un gadget ci vogliono molto meno soldi. Sono più fortunate le ragazze di oggi. Certo, quindi. Certo. Allora, io rimando tutti i nostri ascoltatori che sono sintonizzati anche nel
giorno di Pasquetta qui su Radio Nostalgia ad andare immediatamente su www.emozionicolori.it e da oggi, succede da qualche settimana, leggere i post di Chiara Tenka. Nostalgia D, la rubrica che ogni lunedì tornerà qui su Radio Nostalgia alle 10.30 e da qualche settimana è online su emozionicolori.it, quindi potete anche leggervi, li trovate anche tutti i post che sono già stati pubblicati nelle settimane precedenti. Grazie Chiara! Grazie a te Andrea e grazie a tutti i nostri ascoltatori, una buona Pasquetta a tutti! Appuntamento con Nostalgia D e Chiara Tenka fra 7 giorni. Noi ci sentiamo invece domani, solita ora, qui con Mangio Meglio e Simona Perseo. Ciao! Radio Nostalgia vi ha presentato Nostalgia D. Appuntamento tra 7 giorni.